La Buffata, il bel film di Mimmo Calopresti, è uno sguardo sulla realtà della provincia italiana. È un omaggio al cinema e alla commedia. È la volontà di dire che quando si crede in un sogno, bisogna avere il coraggio di perseguirlo. Ed è infine un inno alla gioia di vivere intensamente i piaceri della vita. Mi piace questa idea di mettere ordine in mondi un po' sgangherati, i ragazzini che vogliono fare un film e non sanno come farlo, gente che ha fatto cinema e che sta lì e continua a pensare a se stesso, al cinema come qualcosa di che è irreale in fondo, la possibilità, come dire, di arrivare a Roma e lì cercare il grande cinema, ma non lo è mai veramente, cioè senti parlare dei grandi attori, delle grandi, però vanno via da là e sembra che non è successo niente a questi ragazzi, quindi e ritorno al loro paesello, al paesello dove trovano il mondo di sempre, di tutti i giorni, eccetera. L'idea era questa cosa qui di realtà e qualcos'altro invece che era il teatro, la finzione, quello che anche il cinema tante volte, no? La costruzione, ma tutto in maniera molto poco, come dire, straorganizzato, messo a posto, senza prendersi troppo sul serio. Sapete chi è Scorsese? Come no? Non sapete chi è Martin Scorsese? Il più grande regista del mondo che guarda un film italiano tutti i pomeriggi. Ci ho fatto anche una sceneggiatura io. Adesso vediamo come va. C'è proprio quell'idea lì di mettere un po' in movimento le cose. Cioè, ho bisogno di dinamicità. Cioè, andare, viaggiare, muoversi. Perché l'idea del film è questa. Vuoi fare una cosa? Provaci, vai. No, è semplice. È un'idea molto semplice come indicazione, no? Che più o meno io faccio attraverso i ragazzi. Allora questa dinamicità è molto legata all'uso, per esempio, del video in certi momenti. La festa è girata dai ragazzi a Roma con le telecamere. Quindi c'è un'idea anche di fare qualcosa di semplice che tutti possono provare a fare. Allora, di cosa parla questo film? Un uomo e una donna si ritrovano dopo 40 anni. Quando avevano 15 anni si sono dati un bacio. Poi lui è partito per l'America e non si sono più rivisti. Chi è che fa lei? La Sede di Gabriele, la storia è vera, anche se sono passati tanti anni, lei pensa sempre a quel ragazzo, parla sempre di lui. Sì, è interessante, ma che cosa volete da me? Ma voi siete perfetto per fare lui, però vi dovete invecchiare un po'. Invecchiare ti sembra facile? Ma no, ma non è una questione di trucco, è una questione di atteggiamento. È una grande improvvisazione in cui è tutto legato intorno a Gerard e a questo suo bisogno di mangiare, no? A questa sua idea che lui nella vita si occupa del cibo in maniera continuativa e feroce quasi. Always remember you in all times. Niente, sei tu il più bravo con le parole, voglio dire qualcosa. Si possono realizzare i sogni, sì o no, quasi stupidamente, no? Una cosa quasi da luogo comune. Fellini cosa ha fatto? I suoi sogni li ha fatti diventare realtà dentro il cinema, quindi omaggio completo al maestro. Grazie. Grazie a te.